Bianconcini, quest'anno a Fontanellici purtroppo non potevamo venire, facevamo il festival comunque, ma a Fontana non potevamo venire. Ma Bavalì ha detto no, a Fontana dovete venire. Grazie Bavalì, noi siamo venuti. Bravo Marco, grazie. Io approfitto di questa atmosfera che c'è per dire una cosa importante, perché a Fontana ci sono manifestazioni importanti. Domani sera alla casa di riposo c'è una bella festa e io prego tutti quanti vogliono di partecipare alla festa che ci sarà domani sera alla casa di riposo, perché ancora una volta credo che Bolin ci metta lo zampino per dare una mano anche a chi ha meno possibilità di noi e soprattutto chi sta trascorrendo non sempre in modo felice gli ultimi anni della propria vita. Scusatemi di questa presa, però partecipate perché è una bella festa, poi ci sono i piadaioli, o smegna la pia fretta e quindi c'è l'allegria e l'atmosfera che merita un paese, ok? Bene, lei ha qualche sorpresa? Come ogni anno voi ci presentate dei colori, dei sapori di altri popoli e noi portiamo invece i sapori dei nostri prodotti tipici, è un piccolo presente per far conoscere il nostro territorio. So in order to make you know our local taste, you will have a small gift from the authorities of Fontanellici, so you can try our food. Okay. È roba che si mangia, it's something to eat, so it's a very nice gift. Bene. Io so che Puroit Giacchetti voleva dire qualcosa.